Stanno sul passare le formiche, dai, non andiamo. Penso che guidavamo alla fronte. Pensa un po'. Ma tu hai capito dov'è? Sono isolato. State avvertiti tutti quell'arco, sì. Andiamo a vedere, va? Prego, prego. Buongiorno, commissario. Buongiorno. Cosa abbiamo? Una vittima di sesso maschile, 40 anni, e ritrovamento alle 11.30. Le solite modalità. Chi l'ha trovato il cadavere? Questo signore ritornava dalla vigna e nel ritornare ha trovato la fame. Buongiorno commissario. Buongiorno. Ci dica. La vittima presenta evidenti ferite d'arma da taglio e segni su polsi e caviglie, a dimostrazione del fatto che potrebbe aver subito dei maltrattamenti ante mortem da legata. E in più sul cranio sono presenti fratture da oggetto appuntito. E quando risale l'ora della morte? Dallo stato di decomposizione del cadavere sembrerebbe da almeno 48 ore, ma sono necessarie ulteriori analisi. Cioè dell'altro? Il solito ora metto nella mano. Lo immaginavo. Fotografo! Ok. Commissario! Guardi un po' qua. Un'impronta? Ci troviamo nel luogo di ritrovamento del cadavere. Prego il mio cameraman di avvicinarsi al controllo di questo cadavere. Quei particolari che ci possono dare una... Buongiorno, siamo di Televiterno. Fermi. Dove devo andare? Ispettore, ci dia qualche informazione in più. Sta arrivando quella scassa... Quella scassa valle del magistrato. Per favore, eh. Ho capito, ma così è. Ispettore, però dateci qualche informazione. Al momento giusto vorremmo... sta prendendo tutto. State dietro la striscia. Continua a riprendere, continua a riprendere. Tu e io, devi andare via, ti ho detto, lontano dalla scena. Tu guarda. Ti devi allontanare. Vediamo un po'. Via. Non fermare la camera, continua a riprendere. Dottoressa, buongiorno. Le sembra un buongiorno? Comunque mi dica. Abbiamo qualcosa in più del solito? Al momento no, la scientifica ci sta lavorando. Dovete trovare qualcosa. Abbiamo tutti i media contro. Dovete trovare qualcosa.
Io e la mia squadra stiamo già facendo di tutto. Va bene, tra qualche giorno l'aspetto in ufficio. Voglio sapere notizie nuove. Arrivederci. Arrivederci. Bruno, stiamo per andare in onda. 3, 2, 1. Buonasera e bentrovati a questa edizione di Tuscia Live. Viterbo, il serial killer colpisce ancora. È stato rinvenuto l'ennesimo cadavere. Sul posto, Bruno Piras. Buonasera, salutiamo i nostri telespettatori di Tuscia Live. Ci troviamo a Viterbo, nella località di Monterazzano, dove è stato perpetrato l'ennesimo ed efferato omicidio che praticamente poco più di un mese fa ha sconvolto la tranquillissima comunità viterbese. Del cadavere, gli inquirenti ci hanno dato pochissime informazioni. Pare che si tratterebbe di un uomo, di un cadavere di sesso maschile, dell'apparente età di 40 anni. Intanto ci avviciniamo, riprendi tutto quanto. Ecco, la possibilità di vedere qualche informazione in più. Buongiorno, siamo di Televiterbo, vorremmo riprendere un pochettino. Adesso, dietro. Ci dia qualche informazione. Tu continua a riprendere, Ti devi allontanare, l'ho detto, Ti devi allontanare. Ringraziamo Bruno Piras per il servizio e adesso passiamo decisamente ad altro. I gruppi di rievocazione storica Terza Legione Gallica e i figuranti della contesa parteciperanno ad un evento. Ciao Simo. Io vado al lavoro, quando è la lezione? Oggi tardi, vado alle 11. Però prima devo studiare storia dell'arte. Che noia, domani è un esame. Dai, studia, Somarona. Ciao. Quindi, ricapitolando, avevano tutti precedenti per reati sessuali. Sono stati tutti legati e torturati prima di essere uccisi. Forza. Forza. No, come si rotti la che comincia? Forza. No, su. Ma lo sa come si fa su. Dai, questo. Oh. Su. Oh, e forza, basta poco. Portalo all'altra stanza. Ma che? Commissario, i risultati della scientifica. Fammi vedere. Anche stavolta con un oggetto appuntito. Non abbiamo impronte. Non abbiamo DNA. Non abbiamo niente. Dobbiamo ripartire dalle cose certe e le uniche cose certe che abbiamo sono le impronte di stivali da uomo. Da uomo. E il solito rametto lasciato accanto ai cadaveri. A proposito, ma che pianta è? La pianta si chiama Artemisia vulgaris. E a che serve? È una pianta curativa, ma... Non me vorrà dica adesso questa serve a curare le menti malate degli assassini? No, per sfortuna no. A quelli ci dobbiamo sempre pensare noi. Ma credo che l'assassino voglia dirci qualcosa. Commissario. Ma quanto lo fa lui? Forse ho trovato qualcosa. Vieni al dunque. Sembra che frequentassero tutti lo stesso circolo. Quale circolo? Circolo letterario. Bravo, Malo. Diamoci da fare. Andate al caffè letterario. Voglio sapere tutto. Ovviamente noi...
andiamo a far visita alla nostra dottoressa. Vediamo se sa dirci qualcosa in più. Penso che... andiamo. Scusa? Sì? Sono te questi? Sì, grazie. Buongiorno. Buongiorno, polizia, vice ispettore Malafronte. Mi dica. Vorrei parlare con la direttrice. Un attimo che gliela chiamo subito. Grazie. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Dovrei parlare dei privati. Sì, prego, mi seguo. Prego, si accomodi. Conosce queste persone? Sì, alcune facce sembra di averle riviste. Ha mai notato qualche atteggiamento particolare, qualcosa che l'ha colpita? No, sa, viene tanta gente nel locale, quindi non saprei dirle altro. Ok, quindi dovrebbe fornirci le riprese delle telecamere? Senz'altro. E se per caso le dovesse venire in mente qualcosa, qualsiasi ora, mi può tranquillamente chiamare. Ma questo è il numero mio. Perfetto, arrivederci. Buongiorno, polizia, ispettore Ruggeri, il commissario Proietti. Buongiorno, la dottoressa ci sta aspettando. Ok, un attimo, prego. Sì? Scusi, dottoressa, è arrivato il commissario Proietti. Mi faccia entrare. Seguitemi. Buongiorno. 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 Accomodate. Alessà. Mi scusi, dottoressa, ripeto tutto. Non fa niente. Dottoressa, sicuramente avrà già saputo dell'ultimo cadavere che abbiamo trovato. Anche lui con precedenti per reati sessuali. Dobbiamo trovare l'assassino, ma noi non abbiamo nulla in mano. Lei cosa ci può dire? Dai pochi elementi che mi ha fornito, commissario, è difficile identificare il profilo psicologico dell'assassino. Tuttavia, dalle torture che ha inferto, probabilmente... Devo prendere la cartellina. Prego. Si tratta di una personalità che è stata vittima di qualche abuso e che in qualche modo vuole castigare queste persone. Quindi non ci può dire null'altro? No. Beh, allora andiamo a trovare altri elementi. Ok, andiamo in commissariato. Arrivederci, dottoressa. Buongiorno. Salve. Arrivederci. Guarda quel duomo, bellissimo. Ora guarda la tua. Però se noi andiamo verso di là ti faccio vedere un altro bellissimo. C'è uno scorcio.
Comunque, a me sta dottoressa non mi ha convinto per niente. Ma per il momento atteniamoci ai fatti. O mi sembra questo telefono? Che devo fare? Dobbiamo aspettare. Le donne? Sì, le donne. Sto a giocare al fantacalcio, sto a giocare, figurati. Senti, se è fatto ora, va a vedere un po', fatti un giro, dai. Dopo chiamiamo, dai. Vediamo un po' sto cambio. Vabbè, vado a vedere un po', eh. We'll be right back.
Angela. Aspetta un attimo. Scusa? Sì. Prego. Grazie. Basta. Ero di smettere. Quel ragazzo mi piace. Ti rendi conto che non puoi? Non puoi mollare. Siamo insieme da sempre. Mi sono presa cura di te per tutto questo tempo. Io voglio d'altro. Ho voglia di cambiare. Non capisci? Non ce la faccio più. Lo sai che ci tengo a te. Ti prego di considerare le conseguenze. Ti voglio bene. Che ho deciso, eh? Cosa? Ho fatto domanda per la pensione. Ti sei convinto alla sì, fine? Sì, ma guarda, ma dopo tutti questi anni, che dai, è prima dei pattuglia, poi come infiltrato antimafia, poi a Palermo, poi a Milano, una nebbia, non te dico. Poi fortunatamente mi hanno mandato qua, bene o male, in cittadina, oddio, tranquilla, però rispetto a Palermo e Milano, insomma. Tu invece? Ma io sono arrivata a Viterbo dopo già qualche esperienza. Sono stata anche in America a fare un master. Vero. E poi, dopo aver vinto il concorso, sono stata anche a Scampia. Scampia, E ora avevo bisogno di una città più tranquilla. Beh, via. Rispetto a Scampia, Viterbo? Sì. Penso che te la senti già meglio, no? Molto meglio. Via. Scusa? Sì, dimmi. Un altro. Arriviamo. Un altro morto. Ah, andiamo. Tutti abbiamo anche tranquillo, andiamo. Sì. Allora fa col cursore, torna col cursore. Mamma mia, tanto. Parti dall'inizio. Rivediamo un'altra volta per bene e cerchiamo di cogliere qualcosa. Dai, un minuto, ti prometto, un minuto e poi devi portare a pigliare il caffè. A riparti un'altra volta, fammi vedere la scena di quando entra la ragazza con le scarpe rosse. Ma pure mi sono fissato con questa. Vedi, va bene, ci siamo quasi, lascia andare. Ok, si rivolge a questi, ho ordine da bere. Sì. Guarda, mo' è entrata lei con questa scarpe rosse. Che si è guardata in giro e mo' va verso il bar. Sì, sì, aspetta, da fammi vedere chi è. Si può vedere se si ingrandisce un attimo qua. Prova, eccola qui. Allora, se guardate in giro, ora praticamente va verso il bar. Quando arriva verso il bar, vedi, sembra che acceleri. No, ma lo so, io sono esaurito, non ce la faccio più. Vado a pigliare un caffè. Andiamo a pigliare un caffè. Lascia tutto così, stop, lascia tutto così e andiamo a pigliare questo caffè. Dai. No, ci sentiamo domani, dai. Ciao.
Alessandro, raduna tutti, tra un'ora al commissariato. Commissario? Brutta traccia, eh? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Eravate liberi stanotte, vero? Abbastanza. Diciamo di sì. Ma Malafronte? Come si chiama Malafronte? Ci raggiunge dopo. Caffè? Direi che di serve, sì. Eh? È meglio, eh? Ascoltatemi, forse ho una pista. Ero a casa nel tentativo di non pensare a tutti questi omicidi. Ho preso un bicchiere di vino, cercavo qualcosa da leggere. Poi a un certo punto mi è capitato tra le mani questo libro. Queste sono le fotocopie di alcune delle sue opere. E chi è l'artista? Ah, Artemisia Gentileschi. Quella della pianta dei delitti, no? Sì, è proprio lei. Ma non solo il nome. Guardate questa, guardatela bene questa foto. Cazzo, ma io queste foto, io mi ricordo di averle viste da qualche parte, sicuramente l'ho vista da qualche parte. Alessandro, prova a ricordare, è importante. Quest'artista è di origine napoletana, ha subito un abuso in età giovanile. Il porco è stato condannato a pochi mesi di carcere e a 2 anni di esilio. Ma sapete dove? Scommetto a Viterbo. Proprio così. Artemisia quindi è stata tra le prime a denunciare uno stupro. Dai quadri che dipingeva, Artemisia aveva avuto grossi problemi psicologici. È proprio lì che volevo arrivare. Sembra che si sia voluta vendicare degli uomini. Così come il nostro assassino vuole vendicarsi di chi abusa dei più deboli. Non è un uomo, non mi convince, te l'ho detto che avevo dei dubbi. L'impronta ritrovata sul terreno bagnato è poco fonda. Se era un uomo, era molto più fonda l'impronta. Non Ma è forse, un uomo. Forse ha piovuto dopo. No, no. E poi... Adesso ho capito dove ho visto queste foto. Dalla psicologa.
Ti ricordi l'altro giorno quando siamo andati nel suo studio che mi è caduta la cartellina che ho fatto quella figuraccia? Mentre che le rimettevo a posto ho visto queste foto. Io però non ci ho dato peso, pensavano che erano foto di qualche paziente. Alessandro, è impossibile. Non è impossibile. Sono anni che collabora con noi. Ho capito, ma quella conosce tutti i dettagli, conosce le vittime, conosce gli assassini, conosce praticamente addirittura la moglie dell'ultimo morto. Era in cura da lei, è vero Giulia? Giusto, anche la figlia della prima vittima, cacchio. Questa conosce vita, morte e miracoli di tutti. E poi è socia del caffè letterario. Stava sempre lì, quando io ero di sorveglianza lì, stava sempre lì, stava. Chiama Malafronte, fai una ricerca sul passato della psicologa. Questa non mi convince per niente a me. Domani mattina la andiamo a trovare. È già mattina, come sa. Abbiamo ancora un paio d'ore. Caffè? Ci vuole. Il cosnetto. Andiamo. Buongiorno. Salve, buongiorno. Lasciamo il caffè al bar, eh? Grazie, aspettiamo. Tanto per la commissaria. Grazie. Lo sapevo. Come lei già sa, le vittime di questi omicidi hanno tutte precedenti per reati sessuali. E per superare i traumi, i parenti delle vittime sono tutti in cura da lei. Quindi, lei è in possesso di informazioni che legano gli omicidi tra di loro. Cosa ci può dire? Non posso dire nulla. Sono tenuta al segreto professionale, poi senza un mandato. Ecco il suo fottuto mandato. Le domande le conosce. Ora ci dia delle risposte, se non vuole essere incriminata per occultamento di prove. Ma siete impazziti, posso solo dire che sono miei clienti. E allora come spiega le foto di Artemisia che sono cadute dalla cartellina che era qui nel suo ufficio l'altro giorno, quando poi la sua segretaria l'ha portata via? Ma cosa dite? Ma su quale cartellina? Quali quadri? Potrebbe essere incriminata per omicidio, lo sa? Omicidio. Omicidio. Aspetti. Forse la cartellina della mia segretaria Angela. E dov'è ora? Deve ancora arrivare. Dove abita? In via Bellavista 18. Comunque resti a disposizione. Andiamo, non c'è niente tempo da perdere. Pignolo, che ti è capitato? Come stai? Chiamate la polizia, presto. Adesso chiamiamo la polizia, certo, certo. Che cazzo hai combinato? Sei impazzita, l'ho portata a casa! Basta, è ora di smettere. Queste persone non mi hanno fatto niente. Che significa che non ti hanno fatto niente? Se ci scoprono, per lui è finita. No, lui no, non c'entra nulla. Sono stupratori assassini. O lo diventeranno prima o poi. Hai forse dimenticato quello che ti hanno fatto da piccola?
Ma io ti conosco. Tu eri al caffè letterario insieme a una ragazza. Sì. E poi appena siamo usciti da là sono andato a casa sua. Solo che, non so, credo che qualcuno mi abbia drogato. Fatto sta che mi sono risvegliato legato a una sedia. E la ragazza? Non lo so, gliel'ho detto. Appena mi sono liberato mi sono trovato in aperta campagna, non c'era nessuno. Scrivici il posto, l'indirizzo della ragazza. Via Bellavista 18, sì, via Bellavista 18. Andiamo, Mili. Pronto? Oh, Malafro. Come? Quel ragazzo rapito in via Bellavista 18? Hai capito, cazzo? Sì. Andiamo. Paola, vieni, che piacere. Come stai? Da vecchietto, eh. Beh. Ha fatto piacere, vieni, accomodati. Ho portato un dolcetto, dobbiamo festeggiare, no? C'è ragione. Menzione e guarigione. Prego, accomodati. Grazie. Vedo che ti sei dato alla lettura. Hai visto? Dopo questi ultimi eventi voglio fare anch'io una cultura su queste cose, no? Poi stavo leggendo che alla fine hanno confessato. Sì, in effetti hanno confessato. Si spostavano di città in città. Ma quanti l'hanno ammazzato? Una diecina, ma stiamo ancora investigando. Cazzo, ma io dico, ma ste due ragazze così giovani, ti pare che hanno fatto tutto sto casino, tutti sti omicidi da sole, senza che qualcuno gli dasse un imboccato, una mano, qualcosa che sinceramente ancora non credo che siano stati direttamente soltanto loro gli artefici. Qualcuno più che altro che l'abbia un po' guidate. E poi girava tutto quanto intorno a sta cosa, sta pianta, sta Artemisia. Ma sì, in realtà l'Artemisia non c'entra niente. Si riferiscono ad Artemis, dea greca della caccia e dell'iniziazione femminile, nonché protettrice della verginità e della pudicizia.
Ma tu pensa che gli passava l'anticamera del cervello a queste? E tu non credi che tutto questo, eh? Oh! Buonasera! Ehi. Prego! Ecco, ciao! Accomodatevi, va! C'era la porta aperta! Benissimo! Che piacere! Come va? Ciao! Buonasera! Ciao ragazzi! Ciao. Come va? Aspetta! Bene! Insomma, io sto in convalescenza, però... Buonasera! Salve, mi raccomando! Scusa il ritardo! Perché chi guidava? Io, ecco, sono stato portato tutto, sembra una bella, forza, va. Auguri Alessandro. Grazie, che poi la dottoressa ci ha anche portato i dolcetti, eh. Alla salute allora, eh. Alla salute. Alla risoluzione del caso, Alessandro. Grazie, e alla pensione. E soprattutto alla pensione, Alessandro. Auguri. Auguri. La tenebra non può scacciare la tenebra, solo la luce può farlo. L'odio non può scacciare l'odio, solo l'amore può farlo. L'odio moltiplica l'odio, la violenza moltiplica la violenza, la durezza moltiplica la durezza, in una spirale discendente di distruzione.